E buonasera a tutti quanti, e rieccoci qui finalmente dopo tanto tempo, ovvero dopo 5 giorni. Vabbè, sì, comunque siamo di nuovo qui. Io sono Marcus Tale, che non ha nulla da raccontare, come sempre, come al solito. E come al solito, tra l'altro, non al solito, perché il solito è più bello del solito. Comunque siamo qui per continuare Red Faction Guerrilla, perché sì, lo devo finire. Almeno uno lo devo finire, cazzo. Almeno un gioco, uno. Almeno uno lo devo finire. E quindi questa sera andremo a continuare il nostro bel giochino. E tanto è bello. Bello per me sicuramente, perché a me è sempre piaciuto, però... Sì, Steam, calmati. Dicevo, è bello per me perché a me è sempre piaciuto, ma comunque... magari può risultare un po' noioso, ma no. Non sarà proprio così. Comunque, continuiamo... aspetta che qui c'è un problema... sì, ok. Perfetto, via. Ci siamo, spero che sia tutto a posto, che non mi si rimbalzisca niente. Ok, va bene, forse ho sbagliato, dovevo... sì. Ok. Mi sa che ho sbagliato perché ho cliccato col mouse, ma vabbè, ok. Ma no, ci siamo. Ok. Partita via internet, tra l'altro, neanche coop, partita via, l'ho notato adesso, partita via internet, va bene. Bonus missioni che cazzo mi dà? No, demolizioni no, adesso non mi interessano. Allora, vediamo un po', eravamo arrivati, e che abbiamo liberato un... Ah sì, Eos, abbiamo liberato Eos, giusto. Comunque, stavo pensando in questi giorni che potrei eventualmente portare, siccome ho giocato solo a Resident Evil 1 su PS1, a portare i giochi di PS1 emulati qui sul canale, appunto, dato che comunque non so se ci giocherei da solo, cioè sicuramente in qualche modo ci giocherei, però insomma, anche per fare qualcosa di particolare, retro gaming, quello che volete, volevo portare Metal Gear Solid 1. Ovviamente tradotto in italiano, quello, la versione bella. Perché l'ho sempre visto, ma non l'ho mai giocato in prima persona. E quindi volevo tastare con mano questa cosa. Però vedremo. Anche questa è un'altra idea. Ce ne ho tante, ma nessuna riuscirò a realizzarla, sicuro. Allora, cosa avevamo... Asdrubale. Un attimo. Come erano quei tasti che non mi ricordo più, perché... è da una... Allora. No. Così salto. Perfetto. Ah, ok, perfetto. No, scusate ragazzi, credo di aver aperto una parete involontariamente. Vabbè, serviva un po' di open space qui, scusate. Comunque, ok, ci abbiamo il fucile. Quello, perché non riesco... Ma lei è nuda. Ah, pensavo fosse nuda. Ok, e poi pensavo che avesse tipo una cuffia, ma vabbè. Comunque, dobbiamo andare a fare le missioni o primarie o secondarie, non ne ho idea. Fammi vedere un attimo com'è qua la situa. Eravamo arrivati... Ok, ho sedute le missioni. Possiamo andare a fare anche un po' di robetta qui, perché in realtà... quella fucile a pompa, quella missione lì è bellina, ma... Trasportatore... Difendi la... Facciamo prima una missione secondaria, dai, giusto per fare... Una missione secondaria, appunto. Che cos'è? Sì, boom. Allora, aspetta un momento. Questo cos'è? Ok, anche quello sarebbe interessante, ma al momento voglio fare l'altra cosa. E se parlo così è solo perché mi stavo trattenendo un rutto pesantissimo e non volevate sentire, quindi non ve lo faccio sentire. Allora, piano, per l'amor del cielo. Oddio, spiritoso. Stavo per essere fatto a pezzi, ma in maniera brutale, tra l'altro, vabbè. Piano, ok. Guarda, qui c'è un casino, è vero che è asfaltata, è la Milano di Marte, è la Milarte. O la Martiano. La Martiano sembra più una qualcosa tipo la Mark, però... La giraffa di la Mark. Dunque, è qua, è vero? È qui? Ok, perfetto. Piano. Qualcuno ha intenzione di prendere all'EDF le coordinate dei... Ma a me me ne può strasbattere il cazzo sul comandante. Piano, pienissimo. Pieno. Ci siamo. Con calma si fa tutto, non c'è problema. Allora. Piano. Ascolta, amico.
registrare l'EDF mentre prendiamo rifornimenti da un loro... Ho un po' di paura, perché in realtà l'ultima volta che ho sentito questa frase ho fatto una figura di merda, quindi però... Pensi di farcela. Proviamo. E proviamoci allora. Ah, beh, posso usare questo. Beh, allora sti cazzi, cioè... Allora va bene, cioè se posso usare questo, va, sti cazzi. R2 per sparare... per sparare i razzi del Walker. Ok, R2, quindi con questo. Oh! Oh, adesso sì che si ragiona. Oh, adesso sì. Adesso sì che si ragiona. Madonna, cos'è sto mezzo? Ma dove spari? Ma dove... Ma che mira di merda c'ha sto Walker? Devo prevedere la mira, ma guarda tu. Olè, dove sono? Dove siete, bastardi? Dai, dai. Madonna che mezzo gigante, però. Ok. Poi, cosa abbiamo qua? Ah, questa è la versione spara tutto, praticamente. Ale, ok, ci siamo. Dove sono sti stronzi? Perfetto, un altro fatto fuori. No, ho sbagliato, volevo far fuori quello laggiù. Ok, perfetto. Allora, voi andate benissimo tipo biglie. O meglio, in realtà tipo palle da bowling, ma... Birilli da bowling, Marco. Birilli, non biglie. Birilli. Biriglie. Allora, dove sei? Aha! Vediamo, testiamo un po' questo ole. Non funzionava molto bene. È da rifare un po' la scocca. Chi è? Io? No, io non sto commettendo nessun errore, in realtà. Per il momento ancora nessuno. Poi vedremo in futuro, ma al momento sta andando tutto come deve andare. Certo, per voi no, ma per me sì. Ok. Sì. Non ti preoccupare, ci penso io a uccidere. Guarda questi qui che mi rompono il sedere. Che volo. La libellula, la libruttola. E questo qui che muore male tutte le volte che gli spari. Madonna che bello, che gusto. Certo che se non sto attento però mi ciulano malissimo. Ciulo. Ciulo, coi muffin, ciulo. E la stronza di tua zia Zulo. Magari se non ci colpiamo da soli, Mason sarebbe anche meglio, sarebbe bellissimo. Ok. Però spara dritto, Mason, per cortesia. Ok, tanto arrivano tutti dalle stesse parti, comunque. Allora, però sei stronzo, sei solo di qua, non puoi venire da di là, Che cazzo. Dai, esplodi e porca pippetta. E dai. Che casino. Che bordello. Che bordino. Che basello. Aiuto. Madonna santa. Madò. Che è questo casino? Ho sentito un gracchio che non era proprio bellissimo. Non so se era le mie cuffie o c'è stato anche nella live. Allora questo ok. Ok, perfetto. Dov'è? Aha. Allora Ragioniamo. Dai, ragioniere deve ragionare, no? Quindi adesso siamo a 100. A quasi 125. In realtà manca un 40 punti e poi ci siamo. Chi è? E dai, chi era qui? Madonna santa. Che bordello. Sì, ma dritto devi sparare però. Cribbio. Ma sì. Cos'è sto casino qui? Ma l'area si è ristretta o sbaglio? No, sono io ricoglionito. Ale, madonna, in volo. Ale. Sì. Cos'è sto raduno? Allora. Certo che... Ah, ma posso sparare multiplo, perfetto.
Sì, però se finiamo, magari. Ho sterminato tutto l'esercito che c'era su Marte ormai. Caputtenez. Ma allora, ma tu no? Non ti puoi fare una sporta di cazzi tuoi? Allora, dov'è il bastardo maledetto? No, mica sono sicuro, però. Porca miseria. No, ma sei matto! Ma siamo scemi! Ma siamo matti! Ma siamo scemi, mattissimi! Madonna, che paura! Mamma mia! Oh! Siete stati duri, eh? Porca puttana! Veramente, ho fatto. Cioè, praticamente ho distrutto tutto l'esercito che c'era su Marte dell'EDF ormai. Non c'è rimasto più nulla. Che cazzo devo sconfiggere ormai? In realtà so cosa c'è rimasto, però. Allora, so esattamente cosa c'è rimasto. Il problema è che. Cioè, vabbè, poi lo vedrete. Però, cioè, ormai le truppe che ci sono qui. Praticamente le ho distrutte tutte. A meno che la popolazione di Marte non sia tipo di 800 miliardi di persone. Ma, dubito. Qui nel dubbio questa. Dicevo, questo muro lo abbatterei. Ok, ole. Ale, olà. Iale, papero, papè. Ok. Ok. E sì. Bello però, i vetri fanno un rumore che è proprio delicious. Mi è volato uno sputo avanti. Dai, olè. Serviva un muro non invisibile e non intoccabile, però ci si arrangia come si può. Però mi date dei pezzi per cortesia? No, ma proprio. Sì, un esempio di distruzione e roba e ribellione, ecco, volevo dire. Però già che siamo qui, no? Già, salve. Ma io me ne sbatto i droni, dei droni. Ai. Sì, ma ci sarà un modo, una volta, no, Mason, in cui non ti fai male, no? Una volta, ma non è che sempre, almeno una volta, dico. Che è successo? Chi è? Mi sta sparando. Sam, ho appena trovato uno di quei veicoli che cercavi. Ah! Portalo qui. Arrivo? Le coordinate. Dove lo devo portare? Sempre in culo al mondo, immagino. Ma tanto ormai ho fatto l'abitudine. Che giro, però. Ma scusa, io non posso fare tipo così, non è conveniente. No, volevo dire, non è conveniente, vero? Se io tipo faccio così, no? Non faccio prima? Scusami, eh. Magari lo rompo un po', però lo ripariamo. Che problema c'è? Almeno lo faccio prima. A posto. Tagliato tutta la strada. Che problema c'è? Questi qui che vogliono far la strada normale. Cos'è sta musica epica? Che, tanto sono verde, quindi. Porca miseria, guarda che adesso taglio così. A posto. Sì, ma sti guardrail funzionano anche troppo bene, cioè. E pummete. Madonna. Piano. Dove stiamo andando? Che cazzo stiamo andando? Questo posto. Questo posto segreto. Allora, piano, Mason, per cortesia, Fai come se avessi già guidato. Non è che mi sta riportando nella zona ingaggio libero. Ah sì, invece. E però adesso è disattivata perché praticamente gli ho fatto il culo. Quindi in teoria dovrebbe essere disattivata, no? Spero. In teoria, tra l'altro, lì ci sono anche dei minerali da scavare. Quindi poi ci torneremo. Ma penso che nella zona ingaggio libero ci sia qualche mineralozzo da scavare, però. Vedo, quelli lì potrebbero essere benissimo per come li hanno fatti. Uno di quei minerali, solo che non lo è. No, cos'è successo? Ho visto un missile partire. Io non so. Non ho ben capito se ho visto bene o meno, ma qui la faccenda mi spizza. No! Ah, beh. Come vedo un burrone mi prendo un colpo. Allora, ragazzi, ma voi non dicono niente, vero? Che abbiamo. No, non c'è più nessuno lì, quindi ci sta. Anche perché ormai abbiamo tutto il pianeta, quello abitato almeno, quindi non penso che si possano lamentare più di tanto quelli dell'EDF. Scusate, io adesso non voglio fare
il puntiglioso. Non basterebbe portarlo alla base più vicina, poi al limite lo trasporti. No, 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 devi portarlo alla prima base in cui vai all'inizio del gioco. Quindi devi fare 20 ore di giro per arrivare in un posto che basterebbe portarlo nell'altra base. No, vabbè. Adesso appare che va bene. Questa è una delle prime aree che abbiamo fatto. A Peter Parker, però io non posso spendere 800 ore solo per per ritrovare questo posto qui. Cioè, ho anche altro da fare, avrei altre missioni da fare in realtà, quindi piano. Fulmine. Grazie, Madonna, per l'aiuto, almeno una macchina veloce, voglio dire, cioè 258, non so quanto ho fatto, ma va bene, 75, che merda, va bene. Allora io me la riprendo adesso, va bene? Ok, a posto. Ho fatto tutto questo per rubarmi una macchina, va bene, si accontenta, voglio dire. Adesso che siamo qui però, dato che comunque stasera penso che un 2 ore andrò avanti, farò una mezz'oretta di più, penso che un sogno così non ritorni mai più. Distruggevo le case e le robe degli altri con un martello più duro. Quindi voglio dire, Ale, a posto. Vedi, bastava entrarci, siamo a posto. Perché ha preso fuoco qua? Io capisco che... No, guarda, non mi ha preso per un pelo, ma proprio per un pelo. Mamma mia. Piano, piano. Ma non mi dà un cazzo? Forse sì, dai, prego, dammi qualcosa. Ho fatto tutta sta fatica per non essere colpito. Tanto ho colpito la macchina, non volendo, penso, ma... Vabbè, niente, sono degli stronzi, va bene. Che ci devo fare? Qui tra l'altro non ci sono... Questi non esplodono, quello sì però. Quello mi sa di sì. Aspetta, tanto questo lo devo... Quello sì, ci avevo visto lungo. Però non danno una sega questi, va bene. Ritorniamo nella zona ingaggio libero, così vediamo di recuperare un po' di pezzi. Perché voglio il lanciarazzi. Io voglio assolutamente il lanciarazzi. Quindi stasera pezzi su pezzi. Poi comunque faremo anche le primarie. Ma voglio io voglio pezzi IVP. Che non sta per tipo quello dell'acqua, ma sta per... Che tanto è IVM quello, ma... Comunque sta per io voglio punti, o io voglio pietre in questo caso. Mi sto portando via anche un... Non so perché, però mi sto prendendo anche quello lì che può servire. È perché volevo girare in realtà io. Però, sai cosa? Giusto per così, per diletto. Giusto per diletto, le 8. Ok. Ole. Ale, mi dai qualcosa? Mi dai qualcosa? Papà, mi dai qualcosa? No, non volevo i pugni in testa. Gli devo qualcosa di più sostanzioso in realtà, ma... Ah, vedi, però qua su c'è qualcosa, aspetta. L'ho già distrutto in realtà, ma... Ben lo stesso. Ah, no, ancora c'è. Ok. Magari se... Mason... Ok. Tanto i depositi li possiamo prendere tutti, tanto... Proprio preso tantissimo. Quello di là. Magari non andassero a fanculo ogni volta. Scusi, lei, ma... Sta pensando. Cioè, sta lavorando, ma nel mentre sta pensando. Cosa gli faccio a mio cognato a cena? Non lo so. Patate? Lenticchie, sì. Faccio le lenticchie. Quello invece lavora duramente. Quello fa bene sul lavoro. Ma mi dispiace, devo rubarvi il frutto di una giornata. Sì. Adesso... Ma lui sì, lui gli frega un cazzo. Lui è ritornato. Vabbè, lui è proprio... Le sbatte una sega. Allora, sì, magari... Mason, Mi ricordo quanto costava. Mi sa 1.500, se non sbaglio, quella merda. Mi sa 1.500. E comunque un po' costa. Vabbè, qui ci sono un po' di depositi. Possiamo prendere tutto qua. Ok, beh, già siamo a 4.34, mica male. Ok. Certo, non è moltissimo, ma è un battimento onesto. Allora. Ah! Uè! Ci ho proprio preso. Ok. No. Distrutto, ma non ho preso tutto quello che mi serviva. Ok, eccolo lì. Olè. Perfetto.
Vai, di qua cosa abbiamo? Tubi. Tubature, tubazioni, tubettini, tuberetti. Tuberetti OM16. Era brutta, ma proprio brutta brutta, Marco, proprio brutta. A livelli astronomici. Ma io direi che non dobbiamo includere anche i bambini. Lei sta trasportando una roccia dove? Adesso voglio vedere la sua perseveranza dove la porta. Se non si blocca. Giusto così per curiosità. Vediamo un po' dove lo porta. Perché non è detta che magari li hanno programmati bene. Bene. Decentemente, dai. Diciamo che li hanno programmati decentemente. Non so chi è che ha fatto la questo gioco. Dove li sta portando? Se lo butta lì dentro. Quell'altro è scomparso, bene. Quindi lei arriva qui. Prima del tuo arrivo avevo quasi perso la speranza. Beh, però li stanno buttando dentro, eh. Certo, scompaiono dopo che vanno via. Però l'azione la fanno. Già non è male. Ok. Qui invece cosa abbiamo? Ah, qui è una demolizione, ma niente, non mi interessa. Allora, quindi riprendiamo il nostro viaggio verso... Tra l'altro qui non si vede nella mappa, è vero dove sono i punti? Forse sì, qualcosina si vede. Allora, torniamo nella zona in ghiaggio libero. Base artiglieria, sì, ok, questa è tutta l'area da esplorare comunque, vai. Così prendiamo un po' di piezzi e poi facciamo un po' di primarie, ma avendo con noi il nostro bel lanciarazzi. Allora, andiamo dietro, avanti, ale. Andiamo con questa macchinina che fa schifo, ma quantomeno va. Sempre che la sappia guidare, che non è che... Questa è una cosa che in realtà non è che sia proprio scontatissima. È pieno! La madonna, signora! Ma non ha visto lo stop? Ah, qui c'era qualcosa, ma mi sa che era solo quello. Ok, intanto buttiamo un occhio ogni tanto. Se vediamo qualcosa qui nei dintorni. Eccolo qui il deposito. Questi mi servono a me. Ok. Però, se avessero messo il tasto corri magari in un'altra posizione, non per dire, ma... Sarebbe stato un po' meglio, ma ben uguale. Non so se si possono impostare tipo per singolo gioco le impostazioni del pad, però non credo. Tra l'altro non so nemmeno se c'è un... Adesso ripensando alla storia di Metal Gear dell'emulatore, non so nemmeno se si possa usare tipo il controller della PS4. Penso di sì. Però devo trovare forse l'emulatore giusto? Non lo so, vediamo. Tanto Metal Gear ce l'ho già. Quello non è un problema. Però il problema è capire se eventualmente l'emulatore può girare. Ma non è una cosa a cui pensiamo adesso, perché prima dobbiamo finire questo e forse devo finire anche Lego Star Wars. Quindi intanto pensiamo a quello che abbiamo qui davanti al momento. Salve ragazzi. Voi avete conquistato la base e io vi rispetto. Anzi, l'ho conquistata io. Yeah, buonasera. Buonasera. Buonasera a lei, signore o signora. Uè. Mi stanno arrivando notifiche incredibili. Aiuto, aspetta. È il momento che qui siamo... Ok. Quanti suoni, quanti. Buonasera. A chi è arrivato? Perché mi stanno arrivando 27 suoni al secondo? Sì, boom. Scusate, ma io ringrazio tutti quanti, ma non riesco a capire perché mi sta suonando di continuo. Allora, aspetta, un momento. Che cazzo sta succedendo? Ok. Si è fermato. No. Uè. Quante persone qua? Tra l'altro sono un coglione perché ho messo questa che dovrei... sta succedendo qualcosa di strano. Sta succedendo qualcosa di strano. Ok. Cosa sta accadendo qui? Cosa sta accadendo? Troppi follower, troppi. Questo mi sa di attacco. Non lo so, troppe persone. Questo mi sa di suspect. Allora, aspettiamo un attimo. C'è troppo hype qui. Momento. Cosa sta accadendo?
Allora. Sì, 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 sì. Sta succedendo qualcosa di strano. Mi stanno bottando malissimo. Un momento. Cosa sta succedendo? Allora, momento. Sì, 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 sì. Un secondo. Allora, un secondo. Ecco, vedi che c'è. Allora. Ok. Ma c'è qualcosa che non mi sconquiffera qui. C'è qualcosa che non mi sconquiffera. Fermiamo un attimo tutto. Un secondo.